Ciao a tutti, benvenuti o bentornati su My Beauty Fair. Se mi seguite su Instagram saprete già tutto. Io avevo filmato un video nel quale realizzavo il make-up che mi vedete indossare in questo momento. Appena terminato di filmare il video, ho inserito la scheda, la SSD, nel computer per iniziare l'editing. Purtroppo il file è sparito. Non so se la macchinetta non abbia registrato correttamente, se il file non si sia salvato, non so quale sia stato il problema, ma ho perso tutto. E quindi mi ritrovo qui costretta di improvvisare e per non lasciarvi senza video domenica, cosa per me impensabile, ho pensato di filmare un video haul. Quelli che vedrete sono prodotti che ho ricevuto perché non ho fatto tantissimo shopping ultimamente, o meglio, non è vero, ho fatto tanto shopping, ma ciò che ho acquistato, ve l'ho già fatto vedere in tutti gli ultimi video Get Ready With Me che ho filmato nel mese di sia settembre che ottobre, insomma, ne ho filmati tanti. Ho acquistato tante novità make-up. Quindi il video di oggi è dedicato prevalentemente, salvo un paio di eccezioni, a cose che ho ricevuto. Mi spiace perché non è un video che volevo filmare, però come dicevo, meglio che niente, insomma, meglio filmare un video di questo tipo. Spero che non vi dispiaccia, spero che siate contenti lo stesso. Questo make-up qui lo ricreeremo comunque, ve lo pubblicherò, pubblicherò il video che filmerò di nuovo o la settimana prossima o quella dopo ancora, perché questo make-up mi piace tantissimo. È un make-up che in autunno. Insomma, realizzo da tanto tempo, quindi è un trucco al quale sono molto affezionata e quindi ve lo farò vedere, promesso. Cominciamo perché ho un po' di cose da farvi vedere, un po' di non pacchi da aprire con voi, però di scatole da aprire con voi e spero che il video vi piaccia. Se non l'avete ancora fatto, non dimenticate di iscrivervi al canale cliccando qua sotto e mi raccomando, venitemi a trovare anche su Instagram. Anche se guardando il calendario ci rendiamo conto che manca ancora tanto, nel mondo beauty si respira già l'aria natalizia, sono già uscite le prime collezioni natalizie e anche i calendari dell'avvento. Io ho qui da farvi vedere un calendario dell'avvento molto molto interessante. Si chiama Let It Glow ed è il calendario per l'avvento 2024 di Marie Curie, perfetto per chi è ossessionato come la sottoscritta dalla cura delle unghie, oppure per chi vuole appassionarsi a questo mondo, chi vuole imparare a rendersi autonomo, insomma, a fare da solo la propria manicure a casa. Questo calendario contiene, la cosa bella di questo calendario, secondo me, è che contiene un sacco di prodotti sia per la cura delle unghie, quindi trattamenti che vanno proprio a curare le mani, le unghie, che strumenti per realizzare una manicure. Ci sono smalti, basi, top coat e ci sono anche, guardate qua che bello, e ci sono anche dei prodotti che vi permettono di rendere la manicure un pochettino più divertente, un po' più interessante. La cosa bella, come dicevo, è che c'è di tutto. Sono prodotti che non devono essere utilizzati con la lampada LED, quindi non vi costringono a possedere o comunque ad acquistare una lampada LED. Sono prodotti che possono utilizzare tutti perché qui dentro troviamo i prodotti o curativi o della gamma di smalti tradizionali di Marie Curie, non della gamma Green Flash, che è quella che va fissata sotto la lampada, che è quella che io utilizzo, insomma, normalmente. Dietro, sul retro della confezione, vedete tutti i prodotti e i tool che sono contenuti nel calendario. Abbiamo smalti della linea Active, che è la linea trattamento, smalti della linea Green, che invece è quella di smalti tradizionali, prodotti per la cura di unghie e cuticole come l'Emollient Efficace, il Serum Complet, l'Huile Vert. Sono tutti prodotti che io utilizzo regolarmente, insomma, per prendermi cura delle mie unghie. Crema mani, la penna per rimuovere le sbavature dello smalto, questa è particolarmente utile se non siete proprio ancora dei pro ad applicare lo smalto, lime unghie, bastoncini, insomma c'è davvero un po' di tutto e questo, insomma, come vi stavo facendo vedere, è il calendario. È un'ottima idea sia per noi stessi per creare, insomma, un arsenale, un kit per la cura delle unghie, ma anche da regalare, e sono molto molto contenta di dirvi che già il calendario dell'avvento ha un prezzo specialissimo contando il costo singolo di tutti i prodotti che sono contenuti qui dentro, perché il costo è di 139 euro. Ma mi fa molto piacere dirvi che potete utilizzare in fase di acquisto sul sito ufficiale Marie Curie anche il mio codice sconto, che è sempre quello, sempre il solito, è Marie Curie Giovi, ve lo scrivo qua sotto, ma lo trovate anche nell'info box, per scontare il calendario dell'avvento del 15%. È una cosa che mi fa sempre tanto piacere, perché io sono la prima, quando devo fare un acquisto, che o utilizzo i miei codici sconto se li ho, oppure scandaglio il web, ma anche i profili di altre ragazze che seguo, di persone che seguo,
alla ricerca di codici sconto, quindi potervi dare un codice sconto che voi potete usare per risparmiare i soldi che tutti noi guadagniamo così duramente, credetemi che è davvero una grandissima soddisfazione. E di solito chi tocca le nari dell'avvento non sono facilmente scontabili, invece Manicuri ci fa questo regalo. E niente, ve lo volevo segnalare prima che fosse troppo tardi, prima che andasse sold out, perché escono in anticipo i calendari dell'avvento, è vero, quando ancora non pensiamo a Natale, ma spariscono altrettanto velocemente e rischiamo di rimanere a bocca asciutta. Di nuovo, chi mi segue su Instagram avrà già visto questi prodotti. Ho acquistato alcune delle novità di Charlotte Tilbury che fanno parte della collezione natalizia. Allora, c'è la palette che vi ho già mostrato perché l'ho utilizzata in un video, che Trade With Me l'abbiamo utilizzata assieme, vi linko qua il video nel caso non l'aveste perso. Vi mostro anche la palette, magari vi siete persi il video e siete curiosi. Questa è la Pillow Talk Beautyverse Love Palette. Purtroppo non mi è piaciuta questa palette perché i colori sono molto rosati, questo rosso è pazzesco, veramente pazzesco, ma gli altri sono tutti molto molto rosati, anche questi che sembrano neutri addosso sono molto rosa e non mi stanno bene, non mi piacciono e non mi stanno bene. Quindi purtroppo, anche se la formula degli ombretti è ottima e ve la consiglio se amate le tonalità rosate, a me non è piaciuta. Ma ci sono altre due cose che ho comprato. Allora, ho preso uno degli Hypnotizing Pop Shot, gli ombretti mono che già Charlotte aveva lanciato in passato, sempre per la prima volta in corrispondenza del Natale 2022, due anni fa. Poi erano uscite anche due tonalità che facevano parte della gamma Pillow Talk. Comunque erano usciti in edizione limitata. Io li avevo comprati tutti. No, uno me l'aveva inviato il brand, gli altri li avevo comprati io. E me ne mancava uno che era andato sold out, non è più tornato disponibile e non sono riuscita a prenderlo, che era Emerald Eyes. Questo è il packaging, praticamente la versione in miniatura della palette, ed è un verde smeraldo. E voi direte, ma che te ne fai del verde smeraldo? E me ne faccio che lo colleziono. Ecco, questo è il colore, molto bello, sono duochrome, sono iper mega metallici, qui abbiamo sia il blu che il verde, dipende un po' dall'angolazione, dalla luce, e l'ombretto è bellissimo. Poi che a me piace utilizzarlo, un altro discorso. Comunque li volevo collezionare tutti, sapete che io amo Charlotte, ma colleziono anche Charlotte, quindi insomma qui abbiamo anche manie di collezionismo, e quindi ecco, mi mancava, sono molto contenta che siano tornati, perché mi era rimasto proprio qua che non ero riuscita a prendere il verde. Magari vi filmo un video, magari anche un reel su Instagram, dove vi faccio vedere tutte le tonalità, visto che sono tornate disponibili, perché alcune, ce ne sono due che secondo me sono veramente pazzesche e che ho usato molto spesso, e quindi magari vi filmo un reel dove vi mostro tutti gli swatches. Poi ho preso un'altra cosa che fa molto ridere, e l'ho presa anche qui per manie di collezionismo, che è la The Love Bag. È la makeup bag uscita per questo Natale, che in realtà è una borsetta. E voi direte, che te ne fai? Non lo so, la tengo lì nel cassetto. Ha pure la dust bag ed è questa borsetta qui di vernice a forma di cuore con il logo CT. C'è anche la catenella dentro per utilizzarla come borsa, si apre in questo modo, quindi loro l'hanno lanciata, no, per essere utilizzata sia come makeup bag che come borsetta vera e propria. C'è in rosso e in nero, io ho preso il rosso, trovo che sia molto scomoda da usare come makeup bag onestamente, però tutto si può fare. Ecco, non lo so, sembra un giocattolo, però mi piaceva l'idea e quindi ho detto la mettiamo nel cassetto da collezione dei prodotti Charlotte Tilbury. Ho ricevuto giusto l'altro giorno un pacco dal brand Ulé, che è un brand nuovo appena lanciato, è un brand che è stato lanciato dal gruppo Shiseido, e lo ritroviamo sotto l'ombrello di Shiseido, ed è un brand di skincare orientato al mondo dei prodotti di derivazione naturale. Sapete che non è una cosa che per me non è una qualità, è semplicemente io trovo che sia più marketing che altro, insomma lo possiamo annoverare tra quella tipologia di prodotti. Mi hanno inviato questa box con questo specchio che penso mi porterò al mare, perché secondo me per truccarsi è molto molto comoda. C'è una bandana, una fascetta per raccogliere i capelli, tipo bandana, e qui sotto troviamo i prodotti, che sono un detergente, un siero e una crema. Il detergente si chiama Rev of Pure Anti-Pollution Gel Cleanser, un detergente in gel. Abbiamo
biopeptidi, rimuove delicatamente residui e impurità che possono danneggiare la tua pelle. Poi abbiamo le Sea Bright, potenziato dalla tecnologia Sea Bright, avrà vitamina C. Questo siero ha un potere antiossidante 600 volte più forte della sola vitamina C, questo è il siero. E da ultima abbiamo la Fresh Cloud, con la sua texture in gel ultra fresca dona 5 giorni di idratazione addirittura in una sola passata. Quindi abbiamo la crema della texture in gel, così dalla descrizione mi sembra perfetta per le pelli magari miste, se non addirittura grassa, oppure per la bella stagione. Comunque testiamo tutto un po' alla volta, testo tutto e poi vi faccio sapere. Passiamo dalle novità invece ai prodotti iconici, dai prodotti che conosciamo molto bene, quelli consolidati. Clarin, la prima volta che ricevevo un pacco da Clarin, mi ha inviato il suo famosissimo Double Serum, voilà, che è il siero più famoso, è un siero anti-age. Eccolo qua, io non l'ho mai provato. Se non in campioncino l'avevo provato, ricordo la texture molto piacevole, ricordo che fosse bello idratante, nutriente, avesse un suo peso, ma non fosse comunque oleoso, grasso o unto, però secondo me è perfetto per le pelli secche. Unisce sistema idrico e lipidico, quindi immagino che abbia sia la componente idratante che la componente nutriente, ed eccolo qui. Questo lo proviamo 100% quest'inverno, ho un paio di sieri aperti, ma quando li avrò terminati voglio metterlo in uso, perché secondo me è perfetto per questa stagione. Ho comprato sul sito Revolve una nuova SOS, come si chiama? Daily Rescue Facial Spray di Tower 28. Questo è uno spray da spruzzare, vaporizzare sul viso dopo la detersione, oppure anche nel corso della giornata volendo. Io lo uso sempre dopo la detersione, che contiene acido ipocloroso. Allora, l'acido ipocloroso è fondamentalmente un disinfettante, no? Quindi va ad uccidere i batteri, e il suo impiego nei prodotti di skincare si sta diffondendo piano piano. Questo è uno dei prodotti più famosi che lo contiene. In Italia non comprate direttamente Tower 28, ma potete acquistare il brand su Revolve, che spedisce in Italia senza dogana. Tra l'altro lì trovate anche Swipe Serum Concealer, sempre di Tower 28, che è il mio correttore preferito della vita, lo amo. E si sta diffondendo l'utilizzo nella skincare perché va proprio ad uccidere, diciamo, tutta una serie di batteri che si trovano sulla superficie della pelle, che possono andare a causare infiammazioni e anche imperfezioni. Io devo dire la verità, ragazzi, che l'anno scorso, se ricordate, a fine 2023, inizio 2024, ho avuto un periodo in cui ho avuto un sacco di imperfezioni, soprattutto qui sulla zona del mento. Ho utilizzato questo prodotto e io ho notato davvero, dopo un po' di tempo, dopo qualche settimana dall'utilizzo, un miglioramento nelle condizioni della mia pelle. Quindi sono stata senza di lui perché l'avevo terminato per qualche mese, poi ho detto: sai che c'è, me lo ricompro, perché avevano iniziato a spuntarmi altre imperfezioni. Ho detto: per carità, ricompriamolo, perché mi era piaciuto molto. Nabla ha lanciato i Lip Candy Oil, che sono dei lip oil per le labbra. Ora, sapete benissimo che io non amo prodotti lucidi sulle labbra, di qualunque brand, di qualunque tipo, di qualunque natura essi siano, che siano lip oil, che siano gloss, che siano rossetti cremosi, rossetti lucidi. Io sulle labbra voglio solo cose matte, perché lo scivoloso, l'umido sulle labbra mi dà fastidio. Quindi questi lip oil qui, tra l'altro i lip oil sono tra i prodotti star degli ultimi anni, ne stanno spuntando come funghi, so che li amate, li utilizzate in tanti. Questi lip oil io ho deciso di utilizzarli per la scienza, per voi. Ho già testato, sono tre tonalità, sono tre profumazioni, che sono grape, honey e lici. Sono anche tre profumazioni diverse, ma anche tre tonalità, nel senso che ciascuno di questi ha una leggera vena colorata. Questi sono i packaging, molto molto carini. Honey, vedete, ha un color miele, un color caramello. Lici invece ha un color leggermente rosato, e grape invece ha un colore violaceo, e sono fondamentalmente trasparenti, ma questo leggero velo colorato si trasferisce un pochettino sulle labbra, quindi vi lascio un po' diciamo un velo di colore diverso, ecco, tra colore e l'altro. Io li ho provati tutti e tre, so che non mi crederete, ma li ho provati tutti e tre. Il primo giorno ho utilizzato Honey, il secondo giorno ho utilizzato Grape e il terzo giorno ho utilizzato Lici. Devo dire una cosa,
Ribadisco che trovo fastidiosa la sensazione di qualcosa di unto sulle labbra, ma quella è sensibilità mia. Vi devo dire che non sono assolutamente appiccicosi, sono belli spessi, belli ricchi, belli corposi e idratano davvero molto bene le labbra. Cioè, secondo me questo è più un trattamento che un prodotto di make up, perché lasciano proprio le labbra morbidissime. Non... Allora, la sensazione di super gloss quando lo applicate chiaramente dura, ma non 150 ore, perché dopo un po' il prodotto viene assorbito dalle labbra, un po' evapora, un po' si disperde e quando bevete, insomma, quando mangiate o quant'altro, però lasciano la sensazione di labbra veramente, veramente idratate, morbide e lisce, quindi mi sono piaciuti molto da quel punto di vista. Non troveranno posto nella mia routine, purtroppo, perché non amo questo tipo di prodotti, però ad esempio il Lip Oil di Charlotte Tilbury io ce l'ho qui nella postazione make up. Se ho le labbra secche lo metto prima di truccarmi e lo lascio lì 10 minuti finché faccio la base, finché trucco gli occhi e quant'altro, e quando arrivo alle labbra con una velina lo tolgo e applico il make up, quindi potrei utilizzarli insomma nello stesso modo, proprio come se fosse un trattamento. Vi segnalo una cosa, che hanno l'applicatore a forma di 8, eccolo qui, l'applicatore ruota. Cioè, quando voi passate il prodotto sulle labbra, ora non lo faccio perché ho il rossetto scuro, sporcherei tutto, l'applicatore non è che rimane fermo e scorre, ma ruota proprio, cioè rulla. Bellissimo, mai vista una cosa del genere. Io non, magari esiste, però io non conosco la categoria dei gloss, quindi non lo so. Devo dire che, per ciò che posso dire io, che non sono un amante di questi prodotti, mi sono sembrati molto molto validi. Anche i profumi sono molto buoni, non sono... non sono chimici, non sono fastidiosi, non sono stucchevoli, e mi sono piaciuti molto tutti e tre. Flair ha lanciato Milky Scrub, un esfoliante per il corpo. Ha una texture particolare, perché quando lo erogate è un profumo, tra l'altro buonissimo, zuccherino ma dolce, le fragranze che proprio piacciono a me. Quando voi lo andate ad erogare, questa è la consistenza, vedete, quasi tipo un balsamo, ma una volta che lo emulsionate sulla pelle con dell'acqua diventa un latte, ha una texture veramente molto particolare e esfolia molto bene, ma in modo anche delicato, quindi non è uno di quei prodotti eccessivamente esfolianti o con particelle esfolianti, magari non so, avete presente, appuntite, che magari possono andare a graffiare la pelle, possono risultare eccessivamente abrasivi. L'ho trovato molto molto delicato ma efficace al tempo stesso. Se mi seguite da tempo saprete che uno dei miei brand di skincare preferito in assoluto, magari un giorno vi farò un video dedicato ai miei 10 brand di skincare preferiti, è Elemis. Io ho lavorato per molto tempo con Elemis e ho utilizzato tantissimi dei loro prodotti. Era un periodo che non ho avuto più rapporti con il brand. Recentemente mi hanno ricontattata e mi hanno chiesto se c'erano dei prodotti che volessi provare, quindi ne ho approfittato per ricevere alcuni prodotti o che mi erano piaciuti da matti e che volevo riavere insomma tra le mani, che ho pensato potessero essermi utili per questo periodo, per questo autunno-inverno, oppure prodotti che invece al contrario non avessi mai provato prima, come opportunità insomma per conoscere meglio il brand. Quali sono i prodotti che ho scelto? Allora, dei prodotti che già conoscevo ho preso Pro Collagen Advanced Eye Treatment. Se vi ricordate questo prodotto saprete quanto ve ne ho parlato, quanto mi è piaciuto. È un trattamento per il contorno occhi, dalla formula in, è un siero in gel, è pazzesco, estremamente fondente, idrata molto bene ma non è per niente pesante, quindi perfetto anche sotto il make up, perfetto se non avete una pelle eccessivamente secca o arida. Mi era piaciuto da matti, l'avevo bevuto questo siero per il contorno occhi, l'avevo bevuto e sono molto contenta di averlo qui di nuovo, perché ci sono tanti prodotti Elemis dei quali avevo molte scorte, tipo il cleansing balm, tipo la Marine Cream, ma altri che invece non avevo più, e delle volte ho pensato, sì, me li ricompro, però poi ho detto, ma ho talmente tanti prodotti nelle scorte che anch'io mi sento sciocca, mi sento una sprecona a comprare prodotti nuovi quando i miei cassetti di skincare sono pieni, quindi non li avevo ancora ricomprati, ma prodotti tipo questo a me avevano fatto impazzire, così come mi ha fatto impazzire il Pro Collagen Energizing Marine Cleanser.
il detergente della stessa linea. Questo non l'ho mai posseduto in full size, ma l'ho usato spesso in travel size quando viaggiavo e mi è piaciuto sempre tantissimo. Anche qui abbiamo un detergente in gel, ma non eccessivamente schiumogeno, non secca la pelle, al contrario la idrata, lo si può usare anche per rimuovere tracce di make up, è favoloso. Poi ho preso alcuni prodotti invece che per me sono nuovi. Ho preso il Pro Collagen Future Restore Serum, che è l'ultimo uscito nella gamma Pro Collagen ed è un siero riparatore. Eccolo qui, questo qui. E un altro siero che è il Pro Collagen Rose Micro Serum, che è il penultimo uscito. Questo mi incuriosiva tantissimo, guardate che bello. Ha tutte queste microscopiche sfere, sembrano tipo caviale all'interno del prodotto. Io spero che non profumi eccessivamente di rosa, lo scopriamo subito perché io non amo la rosa, però la formula mi ispirava troppo. Profuma tanto di rosa, sembra il brightening by Terry di CC Serum, il brightening CC Serum di by Terry. Sì, profuma tanto di rosa, sembra acqua. Sembra proprio acqua. Questi li proviamo e poi vi farò sapere, anche perché hanno un prezzo molto, molto importante, quindi li metteremo sotto il microscopio. Insomma, devono essere davvero pazzeschi perché ne valga la pena, però insomma, con Elemis io sono sempre cascata in piedi. E poi ho preso Dynamic Resurfacing Peel and Reset. Ho amato il detergente, ho amato i dischetti esfolianti, insomma, che uso da 1000 anni, e ho voluto provare anche questo peeling fase 1 e fase 2. Questo prodotto ha due, vedete, ha due dispenser ed è un prodotto da usare in due fasi, la fase sfogliante e la fase invece che blocca l'esfoliazione lenitiva, quindi lo proveremo. Adesso ho in uso quello di Miamo, il Renewal Peel Serum, che insomma utilizzerò ancora per un paio di settimane, 3 settimane credo di avere ancora di utilizzo. E poi per il prossimo ciclo di esfoliazione utilizzerò questo. Se avete provato questi prodotti Elemis, questi qui che per me sono nuovi, fatemelo sapere, datemi i vostri feedback, perché so che il brand piace tanto anche a voi, sono molto molto curiosa. Sephora mi ha mandato alcuni prodotti, una piccola selezione di prodotti, che sono la Sika Hydrating Sika Cream con centella asiatica, un prodotto della linea Sephora Collection di skincare. Una crema tipo questa fa sempre comodo durante l'inverno, soprattutto se avete la pelle secca come la sottoscritta. Poi KP Bump Eraser di Body Scrub di First Aid Beauty, questo mi ha fatto molto piacere, mi ha fatto anche sorridere, perché se ricorderete io l'avevo comprato quest'estate, proprio la versione alla fragola, l'avevo portata anche in viaggio, mi era piaciuta tantissimo e quindi sono molto contenta di avere il flacone jumbo. Un prodotto di Amika, che è un brand per capelli del quale ho sempre sentito meraviglie ma del quale io non ho provato niente, Smooth Over Frizz Fighting Treatment, un trattamento anti-crespo che sarebbe perfetto in questo periodo, perché qua a Padova sta piovendo continuamente con la pioggia orribile. Anche oggi ho preso l'acqua tornando da lavoro e mi sarebbe servito un prodotto come questo. Poi mi hanno mandato, sempre di Sephora Collection, Hydrating and Plumping Lip Cups. Sono delle capsule, non so se si vede in questa bustina, vedete? Ci sono un sacco di capsule, di microcapsule. Quante sono? 9 di prodotto che contengono trattamento idratante rimpolpante per le labbra a base di hot pepper, quindi di peperoncino. Non so se sia un immagino che creino proprio quell'effetto pizzicore che fa l'effetto labbra rimpolpate, ma le proverò e poi vi farò sapere. E da ultimo, questo mi ha fatto molto sorridere, mi hanno inviato uno dei Sephora Cream Lip Stain di Sephora nella tonalità 01 Always Red, che sono stati riformulati, ma lo sapevamo già perché io questo l'avevo comprato ad agosto negli Stati Uniti, lì le cose escono prima, e avevo comprato proprio questa tonalità che sapete essere il mio rosso preferito del mondo, della vita. Allora approfitto per darvi un update, perché quando ho provato la nuova versione in un video che Trade With Me, ve lo linko qua sopra, ero rimasta un po' perplessa, perché questo rossetto rosso è il mio rosso preferito del mondo, cioè se indosso un rossetto rosso al 99,9 è questo, me ne parlo da tanti anni e temevo che potessero averlo rovinato. Onestamente devo dirvi che quando l'ho provato la prima volta ho notato, ho avuto la sensazione che fosse più
più secco, più asciutto rispetto alla vecchia formula. In realtà poi provandolo e testandolo veramente, quindi tenendolo addosso più volte, non ho notato differenze, cioè ho notato la stessa identica tenuta, ho trovato insomma che si comportasse in modo uguale, e quindi non ho trovato onestamente né miglioramenti né peggioramenti, cioè proprio secondo me funziona tanto quanto funzionava il vecchio. Forse il colore Always Red è un pelo, ma proprio un pelo, ve ne accorgete se li avete uno di fianco all'altro, se no no, è un pelo più scuro, appena appena, però è ugualmente bellissimo, quindi andiamo sul sicuro. Insomma, mi sta rivenendo anche voglia di acquistare altre tonalità che nel corso degli anni avevo preso, mi ricordo la 24, bellissima, la 02, c'era anche un'altra, non mi ricordo come si chiamava, ma ce n'era un'altra, comunque ne ho usate tante di tonalità di questo rossetto nel corso degli anni, mi sta venendo voglia di ricomprarne altre, perché quelle che ho io sono un po' vecchiotte e quindi mi farebbe piacere, alcune le ho terminate in realtà, altre sono un po' vecchiotte, quindi mi farebbe piacere sostituirle. Terminiamo ragazzi con non una, non due, ben tre fragranze del gruppo L'Oréal. Di Giorgio Armani ho ricevuto Si Passione nella versione Eau de Parfum Intense, quindi la versione più intensa della fragranza. Io avevo provato in campioncino Si Passione classico e mi era piaciuto tanto, dolce ma elegante ma profondo, spruzzo. Molto dolce, molto molto dolce. Sa quasi da zucchero filato. Beh, da provare un po' con calma, perché poi le fragranze sulla pelle cambiano. Comunque abbiamo Si Passione o de Parfum Intense. Poi una nuova versione di Idol di Lancôme. Sapete che l'anno scorso io ho terminato e adorato Idol Nectar. Mi era piaciuta tantissimo, proprio l'ho finita alla velocità della luce. Questo invece è Idol Eau de Toilette. Lo spruzzo di qua. Vediamo un po' com'è. Ecco, questo è più floreale, sempre un po' dolce, ma più floreale, più romantico, più delicato, non troppo floreale, non camera ardente, però floreale. Dolce gourmand di qua e floreale di là. Questo qui, leggendo le note, sembra proprio il mio, perché contiene tè verde Shincha. La genesi del tè più fresco e potente del raccolto. Acqua di rose, ecco, c'è la rosa, però non sento, cioè sento un leggero floreale, non sento rosa, cioè non è tipo il siero di Elemis, e bergamotto di Calabria. Tè e bergamotto e agrumi sono tra le mie note preferite nelle fragranze, quindi probabilmente la combo è vincente, perché la nota floreale è smorzata un po' dal fresco di agrumi e tè. Comunque sembra molto molto buona. E l'ultimo invece è la Vie Belle L'Elisir L'Eau de Parfum, una fragranza fiorita vellutata, più di un profumo, una dichiarazione di amore verso se stessi. Accordo liquoroso di lampone, note frizzanti dell'accordo di lampone si intrecciano con la luminosità del bergamotto di Calabria, assoluta di foglie di violetta, amplificato dall'assoluta di rosa che ne eleva l'intensità e la rende moderna, e assoluta di burro cacao, nota golosa e sensuale del cacao, esaltata dall'accordo di pelle e resa profonda dal legno di cedro della Virginia. Quindi anche questo sembra molto interessante, almeno sulla carta. Non spruzzo pure questo, perché già sono in mezzo tra due fragranze, non vorrei svegliarmi con le emicranie domani, ma li provo tutti e tre, mi immolerò per voi e poi vi farò sapere che cosa ne penso. Ho testato tanti prodotti nuovi ultimamente ragazzi, tanti tanti tanti, quindi preparatevi, perché se abbiamo avuto un mese di test di nuovi prodotti, avremo probabilmente davanti a noi un mese di review. Vi dirò cosa mi è piaciuto, cosa non mi è piaciuto, cosa ricomprerei, cosa non ricomprerei, cosa secondo me vale la pena, quali sono i prodotti davvero meritevoli, e quindi vi aggiornerò presto, state sintonizzati. Ragazzi, questo era quanto, questi erano tutti i prodotti che volevo condividere con voi. Fatemi sapere qui sotto nei commenti, per favore, quali sono i prodotti che vi incuriosiscono di più, in modo tale da poter dare loro precedenza nella fase di test e anche nella fase di recensione. Insomma, quando filmo questo tipo di video per me è utile per capire cosa interessa a voi e darvi insomma i feedback che aspettate con più impazienza, quindi fatemi sapere, mi raccomando. Ah, e ovviamente se avete già provato questi prodotti, vorrei sapere cosa ne pensate, come li avete trovati, insomma sono molto curiosa. Se il video vi è piaciuto lasciate qua sotto un bel pollicione, e se non l'avete ancora fatto non dimenticate di iscrivervi al canale cliccando su questo bottone con la mia faccia. Io vi mando un bacione grande e noi ci vediamo prestissimo con un nuovo video. Ciao!